Mario Marchese allora insieme a Gino Bommolaro, che di più Gino Bommolaro che Mario era detenuto, venivano incaricati che questa impresa doveva fare questi lavori a Catania. E allora quello che spianava, diciamo, per fare la costruzione di questi lavori era un amico di Addo Ercolano. Quando giustamente sono nati questi discorsi che Gino Bommolaro mi aveva indicato, diciamo, questa impresa, questo della motopala ci dice che questa impresa era di Messina. Di Messina Addo Ercolano giustamente cercava di indicare questa storia. Questo discorso io che glielo dico a Piero Puglisi, dicendo: Piero, ed è che c'è un'impresa di Messina che deve fare questi lavori così così, diglielo che ci appartiene a Mario Marchese, vediamo ora come sistemiamo la cosa attraverso che questi ci devono dare i soldi anche a noi a Catania. Signor Presidente, chiedo scusa, signor Pubblico Ministero, forse dicevamo la stessa cosa. Sì, può invitare il testo ad essere un attimino a parlare più lentamente? No, abbiamo grosse difficoltà a seguirlo. Grazie. Ha sentito, signor Grancagnolo, parli un po' più lentamente, se no non comprendiamo, Sì, perché... Va bene, scusate. E allora, giustamente, queste imprese che mi avevano incaricato, diciamo, sto Gino Bommolaro di Messina appartenente al gruppo di Mario Marchese, io lo tengo presente a Piero Puglisi. Ho detto: Piero, quando c'è la riunione ogni settimana che voi vi incontrate, tieni presente questo discorso così così. E signor Grancagnolo, però, le abbiamo raccomandato di parlare una voce più bassa. Più lentamente, cioè scandendo meglio le parole. Riprendiamo, per la terza volta. Questo discorso di questa costruzione, sì, di questa impresa, dell'appalto che avevo preso, di che erano delle cooperative sulla zona di Nesima, Onesima Superiore di Catania, era un'impresa di Messina. Fin qua ci siamo. Allora, questa impresa di Messina era amici di questo Mario Marchese, che lui era detenuto, ma c'era sto Gino Bommolaro che si occupava per lui, che aveva preso il suo posto. Bene. Questa impresa che doveva iniziare a fare questi lavori, che mi è stato riferito a me, giustamente io mi devo mettere a posto e riferisco questo discorso a Piero Puglisi. Sì. Piero Puglisi, durante la riunione, o si poteva incontrare, magari se io mi incontravo nella stalla glielo potevo riferire anche io a loro, se l'ha dimenticato qualche giorno a riferire questo discorso. Quello che ha spianato questo discorso, diciamo, delle imprese che dovevano costruire l'Annesima Superiore, quello che ha spianato, diciamo, che erano delle grandi cooperative che dovevano fare, era amico di Addo Ercolano, diciamo, questa impresa che ha spianato il terreno, che aveva delle motopali, chiodo. Allora, giustamente, raccontando questa storia che dovevano costruire, a Addo Ercolano cercava chi erano questi messini. Basta, se arrivano dunque, che Piero Puglisi ci racconta che sì, sono, dice, amici di Mario Marchesi che devono costruire, e ce l'hanno raccontato a Carmelo. Carmelo dice: me l'ha riferito a me, dice, la colpa, dice, è mia che non te l'ho detto subito. Temporaneamente io sono a Picanello e mi viene a prendere Salvatore Pappalardo. Dice: c'è Addo, dice, che ti devo parlare. Erano nella casa di Marcello D'Agata di via Nuova Luce, dove c'è la piscina. E allora mi chiamano di questo discorso, di questa impresa che dovevo costruire là. E io ci ho detto: senti, io amico di Mario Marchese qua là. Dice: allora ci devi dire, dice, che devono uscire tutti i soldi così così. Va bene, io riferisco. Questa impresa era un'impresa però che aveva pochi soldi. Hanno iniziato i lavori, però alla fine hanno finito subito. Finendo subito, prendono questo, diciamo, questo cotton di questa impresa, lo prende Ugge e Galea e Aello, Vicenzo Aello. Un giorno, prima che me mi arrestavano, mi chiama Campanella e dice: ma c'è, dice, un certo Vicenzo, dice, che disturba in quella zona, dice, dove c'erano quelli costruttori. Ci ha detto, dice, tu ne sai. Ci ha detto, che ne so io. Basta, una mattina mi do un appuntamento con Salvatore Cristaldi, sempre nel gruppo di Campanella, e siamo andati dove era Annesima Superiore questa costruzione. Abbiamo visto a Vicenza Aiello là: ma chi sei tu che qua? Dice: sì. Basta, subito di mattina stesso siamo andati a casa di Campanella, che ancora era a casa alla scogliera, dicendo: senti, ma che ci manda là? Vedi che è Vicenza Aiello che sta creando tutte queste confusioni. Basta, e Campanella un pochettino si è incavolato di questa storia, e poi non so più come è andato a finire questa storia. Allora, lei ha detto poc'anzi che il signor Aiello Vincenzo
si occupava anche dei rapporti con i palermitani? Non l'ha mai detto questa cosa, pubblico ministero. Chiedo scusa, allorché ha riferito di Galea... Non ha mai detto che Enzo Aiello si occupava di rapporti con palermitani. Signor Grancagnolo, il signor... Dico, meno male che resta la verbalizzazione. Il signor Aiello Vincenzo era inserito in organizzazioni malavitose? Ero comodonale di Santa Paola. Gli posso dire che più di tante volte ho visto questo Vincenzo con i figli di Santa Paola, anche a rifornimento AGIP di Mascalucia, quando il papà era latitante, che ci portava anche a papà. L'incontravo benissimo. Era un comodonale di Santa Paola, Vincenzo. Sa che ruolo avesse l'Aiello Vincenzo nell'ambito dell'organizzazione? No, che tipo di ruolo ha? Non lo so. So che avevano fatto questa costruzione, queste cose, di che cosa lui si occupava profondamente, non lo so. Più di una volta gli ribadisco che l'ho visto insieme ai figli di Santa Paola. Lei ha conosciuto mai tale Pugliarelli Giuseppe? Tale? Pugliarelli Giuseppe. Questo appartenente, diciamo, nel gruppo di Pufferenti. Certo, lo conosco, l'infermiere. Era inserito nell'organizzazione del Pulvidenti? Sì, sì, e faceva gruppo a Grazioso Giuseppe, nel gruppo di Grazioso Giuseppe. Sa se il Pugliarelli ha avuto rapporti con esponenti del clan Santa Paola? Guardi, era uno di quelli che si metteva a disposizione di tutto e per tutto all'ospedale Garibaldi di Catania perché faceva l'infermiere là. Essendo che era a disposizione nostra, era a disposizione di tutti quanti, penso se abbia avuto di bisogno questo Vincenzo Aiello da Pagliarello, penso che è stato disponibile anche per lui. Lei ha conosciuto mai tale Litrico Matteo? Se il Litrico Matteo che conosco io, l'ho avuto imputato anche in una istruzione di Panarello, abbiamo avuto un processo insieme pure, facevo politica a Catania. Quando l'ha conosciuto? Litrico Matteo, guardi, l'ho conosciuto per mezzo di Scarfili Stefano e dopo l'uscita dal carcere, anche attraverso foto di Vincenzo, qualche volta ci sono andato anche a casa sua, che lui abitava salendo da Cannizzaro, che poi questa strada portava a Figarazzi, dove abitava lui, aveva una grande villa, qualche volta ho cenato anche a casa sua. Signor Grancagnolo, lei ha mai sentito parlare della torrefazione Barbera di Messina? Sì. La torrefazione Barbera di Messina non è che ho sentito parlare, bensì ci sono qua in foto in certi, di un discorso. Ne può riferire alla Corte? Allora, la torrefazione di Barbera di Messina aveva ricevuto dell'estussione. Ricevuto dell'estorsione, questo non so in quale posto c'ha una casa a mare da Messina andando verso Taormina, in quelle zone là c'ha una casa a mare anche la suocera di un signore che era amico di Claudio Samperi. E allora, giustamente, questo del barbiere di Messina del caffè si lamenta, diciamo, con questo signore catanese amico di Claudio Samperi, che gli facevano l'estussione qua là, dice aspetta, dice ti faccio conoscere, dice qualcuno, dice di Catania, vediamo, dice si può sistemare, dice questa storia. Allora giustamente questo discorso ne parla con Claudio Samperi, Claudio Samperi ne tiene a conoscenza a Campanella, a Decolano, tiene a conoscenza di questa storia e allora dice ma di che fai, dice prendi, dice il tuo amico, dice, ti fai presentare, dice questo, da bere di caffè di Messina, dice, ci vai, dice, insieme, dice, a Salvatore Pappalazzo. E Riccardo ci risponde, dice, non c'è bisogno, dice, ci vado insieme, dice, a mio cognato. Un bel giorno siamo partiti da Catania, io, Claudio Samperi e questo signore, che non mi sto ricordando come si chiama, e siamo andati in questa torrefazione di Messina. Temporaneamente, poi dopo che abbiamo chiarito tanti discorsi con questo qua, siamo andati a cercare Ciccio Romeo, sarebbe Francesco Romeo, il cognato di Santa Paola. E ci abbiamo presentato a questo signore, il barbiere del caffè di Messina.
Allora, presentandoci abbiamo detto che questo signore ogni mese, il Franco Romeo, ci doveva andare e ci doveva dare 2,5 milioni al mese. Questo signore era contento che non aveva disturbi, giustamente già aveva uno locale di Messina, che erano i Romeo che c'erano conosciuti a Messina. Questi 2,5 milioni non è che entravano a Catania, bensì questi 2,5 milioni a Decolano aveva stabilito che ce le doveva dare i suoi cugini, Piero mi sembra Santa Paola, figlio della bonamma di Natale Santa Paola, Enzo Santa Paola. E ogni mese questi soldi l'andava a riscuotere questo Franco Romeo, che è il cognato di Nitto Santa Paola, e questi soldi andavano nelle mani dei nipoti di Santa Paola, figli della bonamma di suo fratello. E tutto questo qua, signor Pubblico Ministro. Signor Grancagnolo, lei poc'anzi ha parlato di amato Salvatore, riferendo a determinati fatti. Lei sa se amato Salvatore si sia reso responsabile di altri fatti, oltre quelli che ha indicato poc'anzi? Come altri fatti, guardi, non li conosco per caso. Conosce Aperi Santo? Aperi Santo è sposato con una sorella di Claudio Santeri, Santeri Patrizia. Lo conosco, eravamo cognati. Sa se è inserito in organizzazioni malavitose? Sì, sì, è inserito nel gruppo di Polverenti. Signor Presidente, le chiedo scusa, non ho sentito dove era inserito Aperi Santo. È gruppo di conferenti. Apparteneva a qualche squadra in particolare? Guarda, Aperi Santo c'è stato un periodo che camminava con Claudio Santeri, a poi si distaccava di Claudio Santeri, camminava con il gruppo di Piero Puglisi. A poi si aveva formulato un piccolo gruppo lui e suo fratello Marcello, e Di Mauro, un ragazzo di Mauro, si stava facendo un gruppo, a poi si voleva avvicinare anche un certo Petru Uzzizzo, si voleva fare un gruppo tutto per conto suo, però sempre appartenendo all'organizzazione di Buffirenti. Se potesse parlare un po' più ad alta voce, non si sente nulla. Dobbiamo cambiare la striscia. Parlavamo di Aperi? Sì. Sì. Signor Grancagnolo, lei ha detto che l'Aperi faceva parte della squadra del Samperi. Sì. Può dire in che arco temporale? Che? In che tempo? Guardi, c'è stato un periodo che camminavo con Claudio Santeri, facevano qualche rapina insieme, e poi si distaccava. No, chiedevo, scusi signor Grancagnolo, chiedevo quando, in che anno, in che periodo? Guardi, è stato prima che lui è stato arrestato, che era latitante, e poi è uscito, era un pochettino sbandato di questa storia. E sì, ma l'anno, signor Grancagnolo, se lo ricorda? Con esattezza l'anno non mi ricordo se è stato nel periodo nell'84, perché hanno fatto anche un omicidio insieme, sia lui e Claudio Santeri. Questa squadra di Claudio Santeri, sì. In quale organizzazione era inserita? Di Buffirenti Giuseppe. E da chi era composta? Era lui e Giovanni Arena, Edoardo Codispoto, un certo Mimmo Vasta, Osa Vasta, sempre di Picanello, e Giuseppe Capuano, mi sembra che andava di cognome, che è stato questo qua ammazzato, e qualcun altro che non mi sto ricordando. E questa squadra del Samperi, in che rapporti era con l'organizzazione del Santa Paola? Quello del Samperi era un uomo d'onore di Santa Paola, era. Era stato fatto uomo d'onore Claudio Santeri.
Lei sa se la squadra del Samperi, cioè sia il Samperi che i componenti della sua squadra, abbiano mai fatto reati per conto dell'organizzazione del Santa Paola? E questo di Maurizio Romeo chi l'ha fatto? Il gruppo di Claudio Samperi insieme al cugino di Tucci, detto Turi di Lova. E di altri fatti? Quello di Cammello Basista è stato fatto insieme fra Claudio Samperi e diciamo gli uomini di Santa Paola. E poi Santaperi e Claudio Samperi hanno ammazzato, non mi ricordo con esattezza, è stato nell'83-84 a un certo Carmelo, che questo aveva un autosalone che ci aveva venduto una goffe. Però questo qua era cercato anche diciamo delle addecolata entro Santa Paola di Marcello D'Agata, e poi giustamente ci è arrivato per primo a farlo Claudio Samperi e Santaperi. Dove è stato eseguito questo omicidio? E la via è che quella che porta in via di Vincenzo Giuffrida, però prima di arrivare al semaforo c'era una piazzuola dove abitava questo qua, l'hanno aspettato che usciva di casa, come è uscito di casa l'hanno ammazzato. Lei sa dove è stata uccisa esattamente questa persona? Dove è stato ucciso? Sì. Dove abitava lui, come è uscito di casa. Aperi quindi a quanto pare si occupava di omicidi, sa se si occupasse di altro l'Aperi, come fatti delittuosi? Si occupava che spacciava droga. Come lo sa questo? Alcune volte ce l'ho venduto pure io. Alcune volte ce la vendeva Claudio Samperi, alcune volte se l'andava a prendere da Piero Puglisi. Può specificare alcune di queste di questi episodi, e in particolare quello relativo a lei? Quando ce la davo io? Sì. Io quando lui è uscito, che si è fatto i 4 anni di carcere, no, quando ha fatto. In che anno siamo? Quando è uscito lui a bere? Non mi ricordo se è stato scarcerato, quando è stato, nell'89, una cosa del genere. E poi nel periodo di questo qua, dopo ce la vendevo pure io la droga, se l'andavo a prendere ce la dava anche Claudio Samperi, e se l'andavo a prendere anche da Piero Puglisi, se l'andavo a prendere anche da Stufranco Longo, questo appartenente diciamo a Sebastiano Ercolano, se l'andavo a prendere a tanti posti. Franco Longo come si chiama? Non mi sto ricordando il cognome come va. Lo conosco molto bene, è uno che supera il 1,90 m, 1,90 m d'altezza, abita a Nicolosa, di fronte, che poi fa parte di Mascolocia, di fronte alla Grotta del Gallo, dove c'è il ristorante Grotta del Gallo. Lei ha conosciuto tale arcidiacono Francesco? Come? Arcidiacono Francesco. Arcidiacono Francesco? Se c'è un'ingiuria, cortesemente, lo preferisco meglio. Lei ha conosciuto certo Franco Salaro? Franco Salaro? Sì. Guarda, Franco Salaro io l'ho conosciuto circa, che gli posso dire, 7-8 anni fa. In che occasione, lo può dire? L'ho conosciuto anche nell'occasione quando c'era il discorso che ci siamo incontrati, che Claudio Samperi, in travesta di Via Umpetto, aveva una società di un magazzino di abbigliamento. E allora una volta, sento che io sono andato là a trovare Claudio Samperi, ho visto anche Aldo Ercolano insieme a questo Franco Salaro. E allora Aldo Ercolano mi aveva chiesto per il discorso come è andato a finire della pace di questi custodi e con i contro diciamo e il cappello per il discorso della morte di Scarabillo Razio, di quello che ho raccontato ieri sera, perché giustamente questo prima era un grosso simpatizzante di Giuseppe Ferrera, detto Cavoduzzo, e poi è diventato molto amico di Aldo Ercolano, perché era un personaggio molto elegante, molto pulito, molto che non si dava luogo diciamo attraverso il tutore dell'ordine, e lo vedevo spesso e volentieri insieme a Aldo Ercolano. Sa se faceva parte dell'organizzazione? Sì, faceva parte dell'organizzazione e camminava con Aldo Ercolano.
Ma questo lo desume da questi elementi che ha indicato, signor Cancagnolo, o qualcuno gliel'ha detto? Perché era una cosa che si diceva, che questo camminava con lui. E chi lo diceva, signor Cancagnolo? Tutti quanti, signor Pubblico Ministero, tutti. Si sapeva perfettamente, era uno di quelli che lo volevano tenere nascosto, come una volta mi hanno fatto la proposta a me dicendo di tenere nascosto Salvatore Massimino perché era un personaggio molto pulito che per non dare all'occhio dice questi personaggi a noi ci giocano al momento che ne abbiamo di bisogno. E ci teniamo sempre nascosto a questa gente, perché ce ne avevano tante persone che loro non le tenevano fuori all'aperto, che se le tenevano nascoste al momento che ci giovavano. Lei ha conosciuto Arena Giovanni? Arena Giovanni lo conosco da ragazzo perché abitavamo nello stesso quartiere. Sa se l'Arena appartiene a qualche organizzazione? Arena Giovanni faceva il gruppo di Claudio Santelli. Lei sa che ruolo avesse l'Arena nel gruppo di Claudio Santelli? Faceva parte nel gruppo di Fuoco. Sente, non si sente. Diamogli dell'acqua. Grancagnolo lo facciamo riposare, non so. Faceva parte nel gruppo di fuoco di Claudio Santelli. Lei conosce fatti delittuosi di cui l'Arena Giovanni si sia reso responsabile, di omicidi? Guardi, in questo Maurizio che ho detto io di Asce Castello, Giovanni Arena c'era. Maurizio chi? Romeo? Maurizio Romeo. In questo basista, Carmelo Basista di San Perillo Nuovo, e Giovanni Arena c'era. Gli altri non mi sto ricordando in quale occasione c'era Giovanni Re. Sentite, vorrei che fossero evitate domande di questo genere, anche perché è attinente al tema la prima risposta che aveva dato. In ordine al ruolo, faceva parte del gruppo di fuochi, eccetera, eccetera. Poi, se la volete lasciare alla controesame la specificazione, potremmo in questo modo organizzarci meglio, ritengo. E poi quando il pubblico ministero ritiene dovremmo fare una sosta di 10 minuti. Presidente, quando dice lei? No, quando ci avvisce all'argomento. Presidente, mi scusi, il pubblico ministero è in grado di dire per quanto tempo pensa orientativamente di condurre l'esame o no? Cioè ha fatto sapere di quanto tempo pensa di... Avvocato, dobbiamo tenere conto del numero degli imputati di questo procedimento. Sì, chiedevo se era... Regoli su questo. No, io sto dicendo dobbiamo tenere conto del numero degli imputati. E io questo dicevo. Dico, noi tenendo conto del numero, volevamo sapere se pensa di esaurirlo entro oggi almeno, ecco. Cercherete di concludere oggi. Il pubblico ministero cercherebbe di concludere oggi? Allora. Ha questa speranza. La mia era è una speranza, invece è proprio vero. Ma Presidente, si sapeva che quel programma era illusorio. Signore, non è che ci voleva molto. Ma di quale programma? Il programma è stato fatto un programma a scavalco, non è che era illusorio. Io parlo del prospetto che è stato distribuito. Ma è stato fatto a scavalco quello lì, avvocato. Tanto è vero, Pattarino non è venuto, l'ha amato, non ha parlato, qualcun altro non viene. E anzi, si immagini se fossero venuti tutti. Ci accontentiamo di quello che abbiamo. Si immagini se fossero venuti tutti, signor non Presidente. Non si poteva fare. Perché è stato fatto, congegnato in quel modo, in previsione proprio che ci sarebbe stata delle defezioni. Nonostante delle impossibilità, signori, abbiamo finito con Arena Giovanni. Nonostante le assenze. No, ancora no, e allora, le domande su Arena Giovanni. Finiamo questo argomento e poi sospendiamo 10 minuti. Il programma è saltato. Signor Grancagnolo. Rinforziamogli la voce al signor Grancagnolo. Lei sa se Arena si sia reso responsabile di altri fatti diversi da fatti omicidiari? Arena Giovanni faceva rapine, Arena Giovanni faceva omicidi, Arena Giovanni vendeva anche la droga. Che vendeva la droga come lo sa, signor Grancagnolo? Come lo sa, che una volta ce l'ho dato anche io stesso, ci ho dato 50-100 grammi di cocaina, non mi ricordo con esattezza. In che periodo? Prima che mi arrestavano, i primi mesi del 91 o fine del 90. Forse che erano i primi mesi del 91. Ha parlato di rapine, le può elencare se ne conosce alcune di cui si sia reso responsabile l'Arena? Soltanto elencare se le conosce.
Guarda, hanno fatto una rapina vicino all'ospedale Garibaldi, se non mi ricordo con esattezza, diciamo il gruppo di Claudio Sandere. Si hanno portato circa 300 e passa milioni. Temporaneamente, quando sono uscite di questa banca, le vedono due poliziotti. Vedendo questi poliziotti, mi sembra che ci hanno detto il bossone, ma se ne sono, l'hanno lasciato andare. L'hanno lasciato andare, questi poliziotti se ne vanno da Marcello D'Agata, dicendo che questi poliziotti erano convinti che questo appartenevano al mio gruppo, dice il gruppo di Sucasang, dice ha fatto questa rapina, dice che ci manda i soldi, dice altrimenti... Basta, Marcello D'Agata mi manda a chiamare a me dicendo, senti, vedi che sono venuti i poliziotti che voi stamattina avete fatto questa rapina così così, senti, io di questa rapina non ne so, forse l'ha fatto il gruppo di Claudio, ma io questa rapina non l'ho fatto. Dice, allora dici, fammi parlare con Claudio, senti, vedo Claudio, sono bericico, senti, vedi che tu vuole parlare, Marcello D'Agata. Marcello D'Agata ci parla di questo discorso dei poliziotti. Parlando di questo discorso dei poliziotti, che sarebbe D'Aquino e il suo collega, non mi ricordo con esattezza come si chiama, di cognome, ci chiedono i soldi a Claudio Sempera. Mi ricordo Claudio Sempera, allora se ci abbia dato 10 o 20 milioni, questi poliziotti sono rimasti scondenti. Non lo so se è arrivato. Di Matteo? Questi poliziotti sono rimasti scondenti attraverso di questi, diciamo, pochi soldi che ci hanno regalato e si hanno lamentato ancora. Lamentando ancora volevano qualche 10 milioni ancora, non so, non mi ricordo con esattezza se Claudio Sempera ci abbia mandato ancora qualche 10 milioni ancora e hanno recuperato un circa un 30 milioni di questa somma, di questa rapina. Va bene, mi chiedono di sospendere, va bene, 10 minuti, e potete riaccompagnare. Scusi, attendiamo il dottore Bertone? Dottore Marino, attendiamo il dottore Bertone? Presidente. Sì, dico, possiamo dare la parola all'avvocato. Chi è l'avvocato? L'avvocato Colonna. L'avvocato Colonna. Senta, c'è il signor Severino Paolo che vorrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Se possiamo chiamare prima lui di Gran Cagnolo, così. Prima continuiamo nell'esame. Presidente, da parte nostra nessun problema, chiaramente non so cosa ne pensano gli altri difensori. Ci sono problemi? Presidente, no, vorremmo continuare, Presidente. Se c'è la sicurezza che sia schiena dal deporto, da parte nostra non ci sono problemi. Si fa il male. Non è che sulla parola entra... Possiamo introdurre il signor Severino? Io non ho sentito ancora. Sì, se sono d'accordo. Bene. Anche gli altri difensori va benissimo. E allora il cameraman, per favore, se vuole un momentino, se ha finito le riprese. Lo chiami, lo chiami. Grazie. E si introduca Severino Paolo con le solite cautele. Mi pare che si chiama Paolo. I verbali. Ma dove sei? Lei è il signor? Severino Paolo. E il luogo e data di nascita? Enna 17766. E la posizione del signor Severino? Pubblico Ministero? È imputato di reato collegato. Ci sono osservazioni? E per questa sua qualità lei ha diritto a essere assistito da un difensore? Ha un avvocato lei? Ce l'ho ma non lo vedo. Ce l'ho ma non lo vedo. Da lì non lo può vedere. Chi è il suo? L'avvocato Cantaro. Avvocato? Cantaro. 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 E c'è presente in aula l'avvocato Colonna che potrebbe sostituire il suo difensore, se lei è d'accordo. Io volevo avvalermi della facoltà di non rispondere. Viene dopo questo discorso. Prima ci deve dire se accetta la sostituzione. Sì, va bene. Quindi lei ha facoltà consentita dalla legge di astenersi dal sottoporsi all'esame.
quindi fa la sua dichiarazione, ora la dichiarazione la ripeto, la dichiarazione che ha fatto. Sì, io confermo le dichiarazioni rese. No, la dichiarazione di astensione. Sì, sì, mi astengo. Sì, può andare. Grazie. Presidente, chiedo la parola all'avvocato. Scusi, un momento. Un attimo soltanto, se è possibile. Prego. L'avvocato Di Giorgio, è possibile conoscere le ragioni per le quali il signor Severino non intende rendere dichiarazioni? Non è previsto, avvocato. Allora, se si vogliono attuare le cautele solite per la sortita del Presidente, ritengo che non sia nemmeno vietato, vista la particolare qualifica e qualità del Severino. Io ritengo che sia utile conoscerlo. Avvocato, non ritengo. Il pubblico ministero non ha nessuna difficoltà. Non ritengo che competano valutazioni in ordine alla facoltà, e la legge che consente questa facoltà e non sono state neanche rappresentate per particolari esigenze, necessità di conoscere le motivazioni, e non voglio introdurre per quanto mi riguarda temi che sono estranei alla decisione della causa, e quindi non ammetto nessuna domanda in proposito. No, Presidente, si può accomodare, Severino, si può andare via. Presidente, io desidero sapere solo qual è il reato collegato, siccome non è connesso. Avvocato, anche su questo punto è stato dato tempo agli avvocati per fare le loro osservazioni, e lei la viene a fare ora questa domanda in un momento in cui anche questo incidente era stato risolto sulla sola dichiarazione del pubblico ministero. Quindi ora che cosa vuole che le dica? Si informi col pubblico ministero. Allora, si reintroduca Gran Cagnolo con le solite precauzioni. Signor Presidente, l'ufficio del pubblico ministero chiede l'acquisizione dei verbali interrogatori resi da Paolo Severino in data 22 ottobre 1992 ed in data 23 ottobre 1992. Noi non possiamo che prenderne atto, non vogliamo riproporre questioni, però dobbiamo lamentare che questa sottrazione al contraddittorio dibattimentale ci impedisce di difenderci. Non è retorica, non è enfatizzazione. Mi scusi, avvocato, ieri è stata emessa un'ordinanza nella quale anche questo tema è stato affrontato, per Presidente, cui ritengo veramente il suo intervento di natura squisitamente retorica. No, non è retorica, e Presidente. Non sostanziale. Presidente, no, non io è retorica, credo che Presidente. Altrettanto il pubblico ministero dovrebbe e potrebbe dire, in occasione di imputati di reato connesso, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, le cui dichiarazioni sarebbero stati utili all'accusa acquisire direttamente nel corso dell'audizione. Quindi questo discorso diventa specioso nella misura in cui viene fatto per un canto e per l'altro canto viceversa si omette di farlo. Quindi è una regola processuale. Il pubblico ministero aveva tutto l'interesse anche a sentire l'imputato, non si è opposto che venissero fatte domande sul perché, sui motivi per cui l'imputato del reato connesso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi ogni altra discussione diventa veramente polemica. Voglio precisare solo questo, alcuna polemica con l'ufficio del pubblico ministero, siccome era un imputato di reato connesso che avevo particolare interesse a sentire. Anche ecco noi avevamo interesse a sentire Placido e altri imputati di reato connesso. Dico, avvocato, il pubblico ministero potrebbe anche rinunziare a produrre i verbali, ad esempio. Ma questo, avvocato, non è una possibilità che noi prendiamo in considerazione, perché non vedo perché dovremmo prendere in considerazione. Allora, si ammettono i verbali indicati al pubblico ministero per fare parte del verbale di udienza. Presidente, permette, velocissimo, se dal momento che mi si dice che non sono stato tempestivo, se potrei chiedere all'ufficio del pubblico ministero che depositasse anche l'atto, decreto di citazione, decreto di richiesta di rinvio a giudizio, dal quale si rilevi, perché io non so nulla, che il signor Severino, come si chiama, Paolo, è imputato di reato collegato. Presidente, il difensore appena esaminerà i verbali si renderà conto perché il signor Severino Paolo è imputato di reato collegato. La ringrazio. Grazie a lei. Allora, siamo pronti per Gran Cagnolo? Sì, lo può fare entrare.
Signor Grancagnolo, se mal non ricordo, lei ha parlato di Nuccio Iacitano. Sì. Conosce il nome e il cognome della persona in questione? Io sono, diciamo, Nuccio Iacitano per Catania, che da Cireale lo chiamavano Nuccio Coscia, il cognome non lo so. Nuccio Iacitano lo chiamavano per Catania, e da Cireale lo chiamavano Nuccio Coscia. Il cognome non lo so. E questa persona era inserita nell'organizzazione del Santa Paola? Sì, è uomo d'onore. Era inserita in qualche squadra, sottogruppo dell'organizzazione del Santa Paola? Lui c'aveva il gruppo di Acireale, però che faceva riferimento a Sebastiano Eccolano, e lui equipaggiava il gruppo di Acireale. Lei conosce altri componenti di questo gruppo di Acireale, signor Grancagnolo? Ti conosce un Cetto Mario, un altro Cetto Mario Donnabeni che ci operava sulla zona di Giari, Riposto, sempre diciamo del gruppo di questo Nuccio Iacitano, e altri ragazzi che non mi sto ricordando come si chiamano. Ci conosco anche l'autista, diciamo, suo, quando lo portava tutte le settimane a Catania, che c'erano gli incontri degli uomini d'onore. Signor Grancagnolo, lei ha parlato, ha detto Certo Mario. Sì. Chi sarebbe questo Certo Mario? Ne conosce il cognome? No, il cognome non lo conosco. Può fornire qualche dato per individuare il soggetto a cui lei fa riferimento? Questo... Lo sa descrivere fisicamente innanzitutto? È un ragazzo alto, un tipo robusto. Che età all'incirca, signor Grancagnolo? L'età poteva avere allora, quando ho conosciuto io, non so, se 28 anni, forse anche di meno. 28. Lei in che epoca l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, innanzitutto c'è stata un'occasione allora che l'avevano mandato per ammazzare Maurizio Mazzone sulla zona della Piazza Nettuno, dove c'è la tavernetta, la giostra. In quell'occasione questo qua, diciamo, Maurizio Mazzone, che lui era ingaggiato, che era con la Semilibertà, da un certo Lucio Valli, che l'avevo fatto ingaggiare io, però non c'entra niente in queste cose, che mi ha fatto il favore a me per far ingaggiare a questo Maurizio Mazzone. Allora, questo qua, Maurizio Mazzone, forse abbia capito i movimenti e così, e in quell'occasione non si è potuto fare. Perché avevano mandato questo Mario, che era un viso che non era conosciuto a Catania, per ammazzare Maurizio Mazzone. Lei sa se il Mario si è reso responsabile anche di altri fatti? No, gli altri fatti non lo so. Lei sa se il Mario avesse un ruolo particolare all'interno del gruppo del Nuccio Iacitano? Guardi, che abbia ruoli particolari questo non glielo posso indicare, ma essendo che uno è stato mandato direttamente da me per il discorso di ammazzare a Maurizio Mazzone, insieme allora c'era con lui, c'era Giuseppe Papuane, una cosa del genere, quello del gruppo di Claudio Samperi. Giustamente era uno responsabile, un ragazzo che del gruppo di fuoco di questo Nuccio Iacitano. Lei ricorda se ha visto fotografie di questo Mario? Ma di fotografie ne ho visto tanti in questi 3 anni, ma potrebbe essere anche che l'ho visto la foto di questo qua. Potrebbe essere che già l'ho indicato anche sulla foto. Lei sa se ha mai letto sui giornali notizie che riguardavano il Mario in questione? Sui giornali? Sì. Di che periodo parla il signor Pubblico Ministero? Io non lo so. Di quale anno lei sta parlando, se io ho visto questo ragazzo sui giornali? Che metti che sono 3 anni già che sono collaboratore di giustizia. Un paio di mesi abbondanti sono stato fuori nei carceri di fuori di Catania. Cioè, non lo so in quale periodo. Lei
Conosce tale assinnata Domenico? Assennato? Assinnata Domenico. Sì, questo è di Catania, però che abitava a Paternò. Era inserito in organizzazioni malavitose? Questo qua faceva parte del gruppo di Alleruzzo. Questo qua una volta è venuto da me, che Alleruzzo dice che lo voleva ammazzare. E abbiamo parlato insieme con Piero Puglisi, abbiamo chiesto un incontro con questo Alleruzzo, quando lui era latitante, prima di arrestarlo, di collaborare con la giustizia. Ci siamo incontrati nelle campagne di Santa Maria di Leucodia, abbiamo chiarito questo discorso di questo ragazzo, che giustamente non lo doveva toccare, ci ha promesso che non lo toccava. Alla fine, circa dopo una settimana, lui ha regalato una cassetta piena di pesce, tutto pesce pregiato. Questo pregiato, questo pesce ce l'ho dato a Piero Puglisi, se l'ha mangiato Piero Puglisi, lo conosco assennato. Lo conosco che l'ho incontrato in Piazza Lanza, dove che Campanella ci ha fatto un discorso attraverso contro i Ferrera. Campanella mi ha raccontato tutta questa storia, che lui ci abbia parlato male dei Ferreri per metterlo contro, e lui, giustamente, io stesso gli ho detto: ma che cosa stai facendo? Perché giustamente, se questo qua ora ce lo va a raccontare i Ferreri, siamo sempre punte da capo di questi discorsi con i Ferreri. E c'è stato anche attraverso me la lamentela, attraverso di Campanella. Lei sa se assinata Domenico abbia commesso reati con esponenti del clan Santa Paola? No, questo non lo so. Lei sa se l'assinnata nel tempo abbia avuto rapporti di frequentazione con esponenti del clan Santa Paola? Presidente, chiedo scusa, ma assinnata è imputata in questo processo? Qui nell'elenco ho un assinnato a Domenico. Certo, avvocato. Vabbè, basta, pensavo... Credo che faccia parte del gruppo del procedimento 4006 del pubblico ministero. Chiaramente unito poi al corpo principale, Orsa Maggiore. Signor Grancagnolo, sa se l'assinato Domenico avesse parenti inseriti in organizzazioni malavitose? Guardi, io ci ho conosciuto anche un figlio nel carcere di Piazza Lanza, e non mi ricordo allora se era imputato per pistola, per furto di macchina. Ricorda il nome del figlio? Non mi ricordo il nome del figlio. E questa persona era inserita in organizzazioni malavitose? Ma guardi, questo non ce lo posso indicare, però giustamente, essendo che è figlio di assennato, che faceva parte dell'organizzazione, è un ragazzo che se ne va a rubare, non si può mettere quando è padre. Se padre fa parte dell'organizzazione, fa parte anche figlio, perché poi... Questo non ce lo posso indicare, se è il figlio... perché se io lo sapevo... Va bene così. Signor Grancagnolo, lei ha conosciuto tale Barbagallo Martino? Barbagallo Martino. Se c'è un'ingiuria, cortesemente, se me lo può dire, signor Pubblico Ministero. Andiamo avanti. Lei ha conosciuto tale Barcella Salvatore? Come? Barcella Salvatore. Barcella Salvatore? Non mi è nome questo, non mi è nuovo questo cognome o nome. Lei, signor Grancagnolo, conosce i rapporti fra l'organizzazione del Santa Paola e componenti delle forze dell'ordine? Qualcosa già l'ho detto, qualcosa anche ho testimoniato attraverso il tutore dell'ordine. Lei sa se ci fossero appartenenti alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri vicini all'organizzazione del Santa Paola? Guardi, io ho testimoniato contro Rinaldi, Fogliani, un finanziere Salvatore che abita a Nicolosi, ho testimoniato contro il carabiniere Enzo Maciullo, ho testimoniato contro... come
chiama questo qua? Dei poliziotti che poc'anzi ho parlato della rapina di Claudio Sampere. E cosa diceva di questi poliziotti, signor Grancagnolo? Presidente, opposizione. C'è pendendo un processo, alla seconda sezione del Tribunale Penale, presidente Denaro, Grancagnolo Carmelo ha reso dichiarazione il 13 ottobre 95 a Milano. Stiamo parlando della rapina. Avvocato, ci stiamo riferendo ad una rapina a cui ha fatto cenno poc'anzi il signor Grancagnolo, parlando chiaramente alla in termini rapina, per la rapina non c'è opposizione. Si ammette la domanda. Allora, signor Grancagnolo, lei ha fatto riferimento ad una rapina dei poliziotti all'inizio stamattina del suo esame. Sì, ho detto che c'era un poliziotto, un cittadino e l'altro, non mi ricordo come si chiama il cognome. Io l'ho detto. Può dare una descrizione? Ha conosciuto quest'altra persona? Sì, l'ho conosciuto abbastanza bene, perché ci sono stati anche attraverso questi poliziotti anche altri episodi. Una volta ci hanno portato alla rapina. Chiedo scusa, signor Grancagnolo, se intanto può dare una descrizione fisica della persona a cui lei sta facendo riferimento, che era assieme al Daquino, mi sembra di comprendere. Sì, allora ci portava i baffi, era nella mia altezza un pochettino più alto, così, e un fisico asciutto, è vero? E in quell'occasione cosa aveva fatto questo poliziotto? Nell'occasione della rapina di Claudio Sampere o altre occasioni? Quella rapina di cui lei ha parlato. Nell'occasione si hanno presi i soldi questi della rapina, e insieme a Daquino. E questo poliziotto con chi aveva rapporti in particolare della con Marcello D'Agata? Con Marcello D'Agata. Conosce altri episodi che si riferiscono alla persona da lei indicata? Certo. Nel mese di dicembre del 90, il mese del dicembre del 90, hanno portato una rapina che si doveva fare a Cosso Sicilia. Giustamente questa rapina arriva Maurizio Ala, mi parla di questa rapina insieme con Marcello D'Agata, si parla di questa rapina, che dovevamo fare questa rapina, va bene. Si organizza per fare questa rapina, dice, vedi che lì dentro c'è un vigile urbano messo d'accordo. Dice, va tutto bene, si parla che c'è una cifra di 400-500 milioni. Giustamente si fa chi deve andare a fare questa rapina. Si va ad andare a fare questa rapina, giustamente ci va Mario Strano, Maria Canescin, Rocco Di Paola, e Nina Vecchia, sarebbe che si chiama, non mi ricordo come va di cognome sto Nina Vecchia, Scudere Antonino. Si organizza per fare questa rapina. Io temporaneamente giravo con la macchina nei paraggi del Costa Sicilia. Tutto un tratto, sento sereno, ho detto non penso che sarà per la rapina, perché è una rapina organizzata e ci deve riuscire. Infatti si trattava della rapina, che lì dentro hanno trovato uno della Criminalpol e l'hanno arrestato. Hanno arrestato Mario Alcanescino, hanno arrestato Astonina Vecchia, Rocco Di Paola Scappa. Se ci toglie questa pistola, a questo metronotte c'era anche Carmelo Cuoco, c'era Giovanni Funge di Stefano, e Giovanni detto Cane, che è il nipote di Rocco Di Paola, il fratello di Mario Strano, il piccolo Alessandro Strano. Ci toccano da lontano io e Maurizio Aula, vediamo tutti i movimenti che si fanno, ci toccano la pistola a metronotte. Come vanno per entrare, per prendere i soldi, lì dentro come escono trovano i poliziotti, nuovamente la stessa storia, e hanno arrestato, diciamo, il Strano, il minorenne. Ha fatto la fuga il nipote di Rocco Di Paolo, questo Melo Cuoco del gruppo di Marcello D'Agata insieme a Giovanni Di Stefano si hanno portato la pistola. Giustamente questa storia non si è saputo mai. Come mai hanno arrestato a queste persone e queste basi le portavano loro? Non l'ho potuto sapere mai.
La sera vengono questi due poliziotti, sarebbe il Daguino e il suo... Vengono dove? A Ognina, da Marcello D'Agata, perché ci dovevamo ritornare la pistola a mezzanotte. Senta, ma se quelli l'hanno... Chiedo scusa, signor Grancagnolo, lei era presente in questa occasione che sta indicando? Come se ero presente? Ero io e Maurizio Aula. E poi siamo saliti dentro dell'ospedale Garibaldi, siamo usciti dalle spalle dell'ospedale Garibaldi, siamo girati verso dove c'è il campo sportivo di Catania. Di sì. Là... No, no, ecco, adesso ritorni al momento dell'incontro a cui lei sta facendo riferimento. E poi la sera sono rientrati e volevano la pistola del metronotte. Io ci ho detto, ma se questi qua hanno arrestato quel ragazzo, se questo metronotte, giustamente, se noi ci ritorniamo la pistola, questo deve denunciare che noi ci abbiamo tolto la pistola qua. Ci ho detto, ma questa cosa qua com'è? Basta, alla fine ho capito l'insistenza di loro stesso. Già mi avevo mangiato, c'era qualcosa che non andava attraverso la prima rapina e questa seconda rapina. E allora ci ha potuto dire alla sera che c'era la pistola, ce l'avevo io stesso nascosta nella stalla di Picanello dei Cavalli, ho preso la pistola e gliel'ho data a questi poliziotti e ce l'hanno portata a mezzanotte, non più e nemmeno. Conosce altri episodi relativi alle persone in questione? No, no, perché poi io questi episodi sono stati alla fine di, mi sembra, prima del giorno del Capodanno. Di quale anno? Del 90, poi io sono stato arrestato, perché poi non mi sono fidato più di queste, perché c'era qualcosa che non andava bene attraverso questi poliziotti o attraverso altri personaggi. Lei, signor Grancagnolo, ha conosciuto tale Battaglia Salvatore? Battaglia o Mazzaglia? Battaglia Salvatore. Io conosco Battaglia Santo. Mi dica allora di Battaglia Santo. Battaglia Santo è un uomo d'onore di Santa Paola. Come lo sa che è uomo d'onore, signor Grancagnolo? Lo so, perché questo è stato fatto, mi sembra è stato fatto nel 91-92, uomo d'onore. E lo sapevo. È stato fatto lui, Salvatore Cristaldi, sono stati fatti altri uomini d'onore, forse è stato fatto insieme anche a Girolamo Rannisi come uomo d'onore. Lei sa se il Battaglia Santo ha fratelli? C'ha altri due fratelli, però più grandi di lui. E li conosce? Sì, li conoscevo così, uno una volta mi sembra che era anche in carcere penitenziario con me, un altro fratello che ci è stato ammazzato a San Berillo Nuovo che era in carcere con me. E lei sa se i fratelli del Battaglia Santo fossero o meno inseriti in organizzazioni malavitose? Questo non lo so, io per lui sì, lo so sicuro. E allora torniamo a Battaglia Santo. Lei, signor Grancagnolo, per il ruolo che occupava all'interno dell'organizzazione del Malpassoto, aveva modo di conoscere gli uomini d'onore? Del clan Santa Paola, chiaramente. Non è che io avevo modi come conoscere gli uomini d'onore, perché io non ero un uomo d'onore. Ma giustamente lo sapevo quando venivano fatti questi uomini d'onore, bene o male, si sapeva. Ma si sapeva in che senso? Se ne parlava comunemente? Me lo diceva Claudio Samperi che era uomo d'onore, me lo diceva Piero Puglisi perché era uomo d'onore, o me lo diceva Pupprendi perché era uomo d'onore. E quindi il Battaglia Santo era uomo d'onore? Sì. Lei conosce fatti particolari, fatti delittuosi, di cui si è reso responsabile il Battaglia? Fatte delettuose di questa battaglia, posso dire un episodio che questi qua hanno ammazzato un certo Cammello Pericone. Questi qua chi, signor? Sarebbe lui e Giovanni Barone, soprannominato Giovanni Barone, che hanno ammazzato questo certo Melo Pericone, che avevano discussione fosse penitenziari. In che anno è venuto questo? Questo qua mi sembra che stavano negli anni 90, primi 91, però non era appartenente a nessuno questo Mele Pericone, quello che hanno trovato, diciamo, sulla zona di San Giorgio, che l'hanno ammazzato, no, quello dentro il cassonetto della spazzatura, perché erano due cugini e si chiamavano tutti e due sia Mele Pericone sia Mele Pericone. Allora questo qua, Giovanni Barone,
è venuto nella stalla di Picanello, perché anche lui è un amatore di cavalli, e ci ha riferito: Antonio Sapienza sarebbe figlio di mia sorella, questo omicidio alla mia presenza, ricevere che chiedo, dice, un mazzamo, non mazzo. E ha raccontato che era lui e Santo Battaglia. Chiedo scusa, non ho compreso come lei ha saputo di questo omicidio. Io ero nella stalla di Picanello, insieme a me c'era questo, diciamo, mio nipote, figlio di mia sorella. Sì. Arriva sto Giovanni Baroni. Sì. E sta raccontando, che poi si chiama Tropea di cognome. Giovanni Baroni? Sì. Ah. E ci sta raccontando il mio nipote, dice, vede che l'abbiamo ucciso noi, dice, Stumelo Pericone. Che io lo conoscevo così, però da ragazzo così, no, da ragazzo che faceva parte nell'organizzazione, che sono stato io e il mio compare Santo. E spiegò il motivo per cui era stato ammazzato. Ma opposizione alla domanda. Avevano avuto dei discorsi penitenziari. C'è opposizione, Presidente? Ti è respinto, corrisponde. Corrisponde. E avevano avuto dei discorsi penitenziari. Cioè, se può chiarire cosa fossero questi discorsi penitenziari? Delle discussioni penitenziarie, che mi sembra che questo Pericone ci aveva fatto delle tragedie, con altri detenuti, e hanno avuto questi discorsi. Allora, giustamente, se l'ha salvato questo Giovanni Tropea, e allora, al momento opportuno, quanto erano fuori, l'ha ammazzato. Signor Grancagnolo, cosa intende per tragedia quando lei usa questo termine? Tragedia sarebbe quando si parla male delle persone, che si fanno delle tragedie, che si arriva a fare una questione, un bisticcio, una litigine, queste sono delle tragedie, mi vado a riferire io. Signor Grancagnolo, conosce altri fatti relativi alla Battaglia Santo, fatti chiaramente di carattere delittuoso, no. Reati che abbia commesso? No. Lei sa se il Battaglia era inserito in qualche gruppo particolare dell'organizzazione del Santa Paola? È il gruppo di Affio Fichera, quello dei bullying, diciamo. E questo come lo sa, signor Grancagnolo? Perché alcune volte anche io mi sono incontrato là dove loro c'avevano un lavaggio, che lavoravano là, che avevano un lavaggio, diciamo, di copertura, non è che era un lavaggio perché loro ci potevano fruttare, perché guadagnavano i soldi e stavano bene con i soldi del lavoro onesto. Era un lavoro di copertura. E avevano formulato, diciamo, questo gruppo là a bullying. Lei ha avuto modo di frequentare, di recarsi più volte nel luogo indicato poc'anzi? Non l'ho capito. Cioè, lei al bullying? Sì. Ha fatto riferimento al gruppo del bullying, mi è sembrato di capire. Opposizione, così. Ha già risposto alla domanda, signor Pubblico Ministero? Non ho capito, avvocato, io gli sto cercando, sì, di fare un'altra domanda, cioè nel senso che si fosse recato in altre occasioni presso il bullying. E infatti ha risposto proprio a questa domanda alcuni minuti addietro, signor Pubblico Ministero, quando ha parlato del lavaggio. Può rispondere, si rigetta l'opposizione. In altre occasioni, una volta non mi ricordo, avevo un appuntamento là con sto Giovanni Tropea, detto Baroni, in questo lavaggio, non mi sto ricordando però precisamente che l'incontro che c'avevamo, di quale discorso ne dovevamo parlare, ma poche volte, deve parlare due volte, tre volte così ci sono state in questo, diciamo, lavaggio che avevano loro. Lei ha mai conosciuto certo Blancato Giuseppe? Se c'è una giuria, gentilmente me lo può dire. Se c'è un'ingiuria, non... Signor Grancagnolo, lei ha conosciuto tale Boninelli Carmelo? Bornelli? Boninelli, signor Grancagnolo. Signor Pubblico Ministero, se noi andiamo attraverso il nome e cognome, mi rende un po' difficile, perché nella delinquenza, gli ribadisco, si va sull'ingiuria. E io non lo so se a volte c'hanno l'ingiuria, signor Grancagnolo. Potrebbe essere che lo conosco, non... Signor Grancagnolo, lei ha mai conosciuto tale Campanella Alfio? Sì.
sa dire se è o meno inserito in organizzazioni malavitose? Campanella Raffi, l'autista di Campanella Calogero, sarebbe cugino. Quando io mi prendevo la droga da Campanella Calogero, io parlavo con Campanella Calogero, lui mi diceva datti l'appuntamento con mio cugino e te la porta mio cugino. Alcune volte si ci incontrava sulla zona di Via Nuova Luce, alcune volte me la portava ad Ognina, nei posti dove si passava con la macchina, fin da che uno prendeva l'autobus, mi lasciava quello che mi doveva lasciare, il pacco della droga, e se ne andava. Conosco bene. Aveva il porto d'armi, ci faceva l'autista a suo cugino. Come lo sa che aveva il porto d'armi? Lo so perché lo sapeva che c'era il porto d'armi, portava la pistola pure. Può indicare l'epoca in cui ha conosciuto il signor Campanella Alfio? L'epoca che ho conosciuto Campanella Alfio è stato dopo l'uscita, diciamo, del carcere del cugino, perché il cugino era soggiornato, giustamente non poteva portare la macchina, non aveva patenti e si aveva preso il suo cugino come autista. Intemporaneamente è entrato nell'organizzazione del suo cugino. In che anno siamo, signor Gran Cagnolo? Questo stiamo parlando, non so, è stato fine 88 e i primi dell'89. Lei ha indicato un'attività di cui il Campanella Alfio si occupava all'interno dell'organizzazione. Sa se si occupasse di altro oltre che di traffico, comunque reati relativi agli stupefacenti? Se si occupava anche di altre cose? Sì. No, io lo conoscevo attraverso queste cose, che ne parlava con Campanella per il discorso della droga, poi mi faceva riferimento a lui, ci davamo l'appuntamento, se ce ne chiedeva 100 grammi me ne dava 100 grammi, se ce ne chiedeva 200 grammi me ne dava 200 grammi. Campanella Calogero, in che anno l'ha conosciuto, signor Gran Cagnolo? Campanella Calogero lo conosco da ragazzi, lei deve pensare che nel 72, quando a me mi hanno arrestato per furto aggravato, mi hanno arrestato che aveva un cappotto suo. Aveva? Un suo cappotto di Campanella nel 72. Ah. Lei sa quando il Campanella è entrato a far parte dell'organizzazione del Santa Paola? Quando c'è stata la guerra dei custodi, alcune volte Campanella la sera veniva a Picanello. In che anno siamo? In che anno siamo? Negli anni, che gli posso dire, 76, 77, 75. E allora veniva nei bar a discutere di Picanello. E allora, essendo in quel periodo là, vedevo Angelo Minnolato, sarebbe Angelo Passalacqua, che ci dava la caccia a Campanella e anche a... Venerando Cristaldi. E allora, giustamente, vedendo questo personaggio, anche Angelo Faccia d'Angelo pure alcune volte saliva a Picanello perché ci dava la caccia a loro due. E una sera gli posso dire una cosa, che ho visto subito a Campanella, ci ha detto Campanella che aveva la pistola addosso, ci ho detto vattine che sono passati i guardie in questo momento, sei il direttore dell'ordine. Un'altra volta ancora, vedendo sempre assiduamente a questo passalacqua, mi sono permesso di metterci la mano addosso. Dice, ma che c'è che se c'ho la pistola? Per questa causa, perché giustamente Campanella, uno di quartiere, un ragazzo che conoscevo, per quanto io non facevo parte a nessuno, cercavo di difenderlo. Per questo fatto, questo passalacqua ci ha detto ai suoi compagni che mi voleva ammazzare perché io ci avevo messo la mano addosso e volevo vedere se lui ci aveva la pistola. Ci posso raccontare anche questi episodi attraverso di come conosco Campanella. Lei sa che ruolo aveva il Campanella all'interno dell'organizzazione Santa Paola? Quando parlo di queste ferite, forse dopo l'hanno fatto anche uomo d'onore. Dopo fosse la pace o prima della pace l'hanno fatto a Campanella uomo d'onore. Lei conosce o sa se il Campanella si sia reso responsabile di fatti o di delitti particolari? Campanella alla fine, quando è uscito dal carcere, diciamo, di Palermo, quando è stato condannato per la condanna, quando ha preso 7 anni, che ha fatto i 6 anni di carcere, quando è uscito, giustamente, il Salvatore Tucci, che era il capo decina... In che anno siamo? Mi ricordo se è stato fine 88, prima 89... L'hanno degradato di capo decina perché si è sposato la sorella che aveva 3 fratelli e 2 fratelli carabinieri e il capo decina hanno fatto a Campanella. Ci hanno assunto tutte le responsabilità a Campanella.
Gli posso dire un'altra cosa ancora, che una domenica io avevo un appuntamento con Campanella, non mi sto ricordando che tipo di appuntamento era e per quale cosa era, e Campanella si sta lamentando che Salvatore Tucci non ci andava nelle riunioni. Dice, perché Salvatore Tucci diceva un personaggio, dice a noi, dice, ci dà, dice una moto, una mano d'aiuto. E allora giustamente io, come lascio Campanella il lunedì, me ne vado a trovare a Salvatore Tucci nel casificio, dice, raccontandogli questa cosa, dottore, fatti vedere là, nelle vostre riunioni, e Campanella giustamente ha bisogno, dice, ma che cosa dobbiamo parlare, che sempre da Zolo, dice, cemento, dice, parliamo di cose concrete, dice, se questi sono affari vostri che a me non mi interessa, io ho sentito questo, ti sto riferendo questo, e questo ve lo vedete fra di voi. Signor Grancagnolo, faceva riferimento a delle riunioni. Lei ricorda di aver incontrato il Campanella in occasione delle riunioni di cui lei parlava? Guarda, Campanella l'ho incontrato in tante occasioni. Scusi, Presidente, se può essere più... Permette, sono l'avvocato Strano. Sì. Se può indicare delle riunioni, se si può essere più specifico, mi sembra generica questa domanda, Presidente. Io facevo riferimento ad altre risposte dal Grancagnolo in cui faceva riferimento a riunioni fatte dalle organizzazioni. Aveva fra l'altro citato il Campanella fra i partecipanti a queste riunioni, appunto gli chiedevo specificazioni in merito, signor Avvocato. Scusi, Presidente, lei si riferisce a quelle nei locali indicati ieri, cioè nei locali pubblici? Mi scusi. Perché se quella era una sola alla quale che lui si è affacciato, ha riferito di essersi affacciato in una riunione, quindi non mi pare che sia, se siano quelle, non credo allora, che la domanda... a quale riunione fa riferimento il pubblico? Ma è quello che sto cercando di capire, signor Presidente, non ho altro modo per fare la domanda, sto cercando proprio di far specificare al signor Grancagnolo le riunioni cui allora, eventualmente il Campanella ha preso parte, non ho altro modo con questa per fare specificazione, la domanda. Il problema è, no, scusi, si è messa la domanda. Cosa? Con questa specificazione. E allora giustamente Campanella, guardi, io lo vedevo tutti i giorni al Picanello, di mattina, di mezzogiorno, di sera, alcune volte mi mandavo a chiamare lui e dei vari riunioni che facevano sia alla Racchetta, l'ho visto alla Racchetta, l'ho visto quando mi hanno mandato a chiamare per il discorso che ci ho detto di quella costruzione di Messina nella casa di Marcello. Ascolti un attimo, signor Grancagnolo, lei sa dove abitava il Campanella? Sì, alla Scogliera. Sa se il Campanella avesse o meno abitazioni a Picanello? Cioè l'abitazione della mamma, che si facevano anche riunioni sotto dell'abitazione della mamma. Una volta gli posso dire, ascolti, in che epoca si facevano queste riunioni presso l'abitazione della madre del Campanella? 89-90. Perché poi si hanno spostato, che hanno trovato un'altra casa vicino al tribunale di Catania. Alle spalle del tribunale di Catania. Per quanto riguarda le riunioni presso l'abitazione della madre del Campanella, lei ricorda se il Campanella era sempre presente? Sempre presente era. Sempre presente. Tranne che una volta che l'hanno arrestato per spaccio insieme a un imputato con uno di Bologna, che è mancato un mese così Campanella, ma poi Campanella era sempre presente nelle riunioni. E lei ricorda il ruolo del Campanella in occasione delle riunioni a cui fa riferimento? Campanella era un capodicino, Campanella poteva decidere magari di ammazzare di una persona, però non personaggio a vertice, delle persone malavitose, e poi si metteva a posto con chi era di dovere di mettersi a posto. Ora, in esito a questa risposta che lei ha dato, ricorda di decisioni o di ordini dati dal Campanella in occasione di riunioni in cui lei era presente? Guardi, una volta Campanella personalmente a me mi aveva incaricato insieme a Salvatore Cristaldi di ammazzare a Nino Ballerino, perché questo, diciamo, questo Nino Ballerino... Nino Ballerino sa come si chiama esattamente? Sì, lo sapeva il cognome, me l'ho dimenticato come va di cognome, perché lo conoscevo molto bene, perché siamo stati anche detenuti penitenziari nel 72, nel carcere di Catania. Di cosa si occupava Nino Ballerino? Nino Ballerino si occupava, allora quando l'ho conosciuto io nel 72 faceva il contrabbandiere. A poi si aveva fatto una casa dove vendevo televisori, mancianastri, però faceva anche delle truffe e tutte queste cose qua. Temporaneamente, quando ci andava qualcuno per sistemare qualche estorsione, dietro le quinte faceva il nome di personaggi che non sapevano niente per sistemare l'estorsione. Più lentamente, signor Grancagnolo. Silenzio in aula.
Allora, signor Grancagnolo, il signor Nino Ballerino mi sembra di capire che si sia inserito in qualche estorsione, detto così? Nino Ballerino, l'avevano chiamato per sistemare un'estorsione. E quale estorsione, signor... Aspetta, come qua... Allora, l'avevano chiamato per sistemare un'estorsione. Questa estorsione la faceva da parte dei Sciuto, dei fratelli Sciuto. E allora, giustamente, questa estorsione si rivolge a Giacomo Spalletta e gli sta dicendo queste testuali parole, che me l'ha confermato Giacomo Spalletta a Piazza Lanza, che io avevo il divieto d'incontro con i miei imputati per l'omicidio di Greco, del tentato omicidio di Greco, io ero a Braccio Nuovo. Allora, il Braccio Nuovo era di loro, noi eravamo a sinistra. E Nino Ballerino parla con questo Giacomo Spalletta e ci dice, senti, dice, vedi che mi mannavo Nitto, dice, questa estorsione, dice, vedi che ci interessa, dice, direttamente, dice, a Nitto Santa Paola. E questo discorso, il Campanella, poi io mi ci vado a lamentare che lui voleva sistemare una estorsione in una profumeria a Catania. E allora, sistemando questa estorsione, che voleva sistemare questo, diciamo, Nino Ballerino, dice, è a posto, dice, già, una, dice, se n'è andato, dice, in questo gruppo di Sciuto, dice, ha fatto il nome di Santa Paola, che non ne sa che è verità che Santa Paola non ne sapeva di questa storia. Dice, temporaneamente, dice, ora vuole sistemare anche questa della profumeria, mi sembra che è in via Mattino Celeste, a Catania. Vabbè, dice, ora, dice, a questo qua, dice, lo dobbiamo ammazzare. Dice, senti, tu, dici, come punto di riferimento di questo qua? Il punto di riferimento è che si è fatto un bare sul lungomare che poi portava in Piazza Europa. Era il Campanella che le aveva dato queste disposizioni? Sì, il Campanella. Presidente, dopo che dice ha dato queste disposizioni, lo si accusa evidentemente di quell'omicidio già contestato. La pregherei soltanto, sulla causale ha parlato, di troncare le domande del pubblico ministero al riguardo. Grazie. Si accoglie l'opposizione. Ricorda altri episodi in cui il Campanella ebbe a dare disposizioni? Ma il Campanella ne dava tante disposizioni al signor pubblico ministero in tutte le cose, magari quando c'era la guerra fredda dei Ferrera, sia lui al De Polano, comandavano loro due, ma ce l'ho d'Agata comandava. Lei sa, una sempre a disposizione di tutto. Lei sa se il Campanella avesse un gruppo di riferimento? Aveva un gruppo? Certo, aveva il gruppo di Picanello Campanella. E lei conosce gli altri componenti del gruppo di Campanella? Dopo la morte di Pippo Licciardiello sono passati tutti quanti con Campanella. C'era un certo Renato che spacciava droga, un certo Franco Zizio che si chiama Raimondo di Raimondo, ma Raimondo va di cognome, che lo conosco, ci conosciamo da ragazzi. Giovanni Gomes, il suo cugino Alfio, e il genero di Antonino Testalisci, che poi il socio era morto, che questo aveva bigliato da Picanello. Più piano, più lentamente. E i fratelli Cristaldi, sia Venerando Cristaldi sia Salvatore Cristaldi. Ce n'aveva tanti Campanella. E poi i penitenziari, si è avvicinato un certo Rosario Tripoti, che me l'ha detto personalmente a me, di farci arrivare i sottomensi, attraverso, che io ce l'ho detto a colloquio a Claudio Samperi, Claudio Samperi è andato da Venerando Cristaldi, che ci dovevano portare i soldi tutti i mesi a questo Rosario Tripoti, perché se l'aveva avvicinato lui penitenziario. Ascolti, signor Grancagnolo, se mal non ricordo, lei ha fatto riferimento al Campanella in occasione di attività relative agli stupefacenti. Sì, sì. Può ricordare episodi diversi rispetto a quelli a cui ha fatto riferimento, in cui il Campanella si è occupato per quanto a sua conoscenza di fatti relativi agli stupefacenti diversi da quelli di cui ha già parlato? Guarda, una volta gli posso dire che io ho comprato un chilo di eroina da gruppo, diciamo, di Pidumatonia, di un certo Giacomo che vendeva i mobili a Viale Africa. Questo discorso risale nell'88. Comprando un chilo di eroina, io c'era foto di Vincenzo Vivo, me l'ho diviso mezzo chilo io e mezzo chilo foto di Vincenzo. Il mio mezzo chilo già ce l'avevo portato, poi c'è stata la morte di foto di Vincenzo, giustamente foto di Vincenzo ancora non mi aveva dato i soldi per pagarci questa eroina, diciamo, nel gruppo di Madonia.
E allora giustamente sono ritardato a questi pagamenti. Ritardando a questi pagamenti mi chiama Campanella, dicendo: vedi che è venuto Giacomo che ci deve dare questi soldi. Perché giustamente, senti Carlo, questi soldi, ci ho raccontato la storia come stavo, questi soldi me li doveva dare la programma di Foti, essendo che Foti ora è stato ammazzato, questi soldi giustamente conoscono me, ce li devo dare io, però datemi il tempo dovuto e necessario, perché erano 32 milioni e mezzo totale di Foti Vincenzo e 32 milioni e mezzo erano i miei. Allora ogni tanto mi chiamava: senti, è venuto il nipote di Madonia e mi ha chiesto questi soldi, perché io mano a mano, non so, che vendevo droga, si faceva qualche rapina, 5 milioni, ce le portava, gli dicevo dagli. A Picanello c'era qualcuno che spacciava droga, signor Grancagnolo? A Picanello? C'era qualcuno che spacciava droga? Che portava droga? Spacciava droga. Passava droga? Spacciava. Signor Grancagnolo, a Picanello c'era qualcuno che vendeva droga? Ma a Picanello la vendevo io, la vendeva Claudio Sempere, la vendeva Campanella. C'erano tanti, la vendeva Salvatore Piacenti. C'erano del gruppo dei milanesi che vendevano droga. Signor Grancagnolo, parliamo più lentamente. Sì. Dunque, a Picanello vi era il gruppo della Campanella. Sì. Ma a Picanello vi era anche un altro gruppo inserito nell'organizzazione del Malpassoto? C'era quello di Enzo Foti che vendeva droga. Il gruppo mio che vendevamo droga. Io parlo di Picanello. Picanello? Insomma, Villaggio Stumbiti si fa parte sempre della zona di Picanello. C'era Enzo Foti che vendeva droga. Io che vendevo droga a Picanello. Claudio Sembere che vendeva droga a Picanello. Le volevo chiedere. Sì. Per la trattazione di questa attività, come coesistevano il gruppo di Picanello inserito nel clan Santa Paola e facente capo al Campanella e il gruppo suo o di Enzo Foti che lavorava nella medesima attività nella stessa zona? Cioè, vi era un rapporto di concorrenza, di contrasto? No, non c'era. Vi era una suddivisione del territorio? No, non c'era un rapporto di concorrenza, neanche rapporto di contrasto. Se io giustamente sapevo che Campanella aveva la droga, me l'andavo a prendere da Campanella. Se capivo che Campanella ci veniva la droga e c'era un altro che vendeva la droga, io me l'andavo a prendere da un altro posto. Che può dire? Non c'erano contrasti, non c'era niente. Signor Grancagnolo, chi erano i componenti del gruppo del Campanella che vendevano e si occupavano di stupefacenti esattamente? Ma io gli posso dire una cosa, quando io andavo a comprare della droga di Campanella, giustamente mi dava il tempo, dice a 10 giorni mi devo portare i soldi. Una volta mi sono permesso dicendo a Salvatore Cristardi: senti, io ho i soldi che ci devo dare della droga a Carlo, te le lascio a te e ce le dai tu. Quando mi sono incontrato il giorno dopo i due giorni con Campanella, che mi incontravo spesso, mi ha chiamato di questa situazione, dice: senti, dici, i fatti miei, di chi sono i fatti miei, se tu io ti vendo la droga a te, tu me la devi pagare a me, i miei fatti, dici, non la deve sapere nessuno. Perché io, dice, ho altri compagni, mi ha fatto il nome di Santa Paola che ci dava i soldi del guadagno, e Abdecolano che ci dava i soldi del guadagno della droga che aveva. Santa Paola chi? Benedetto. Ho questi compagni, dice, io devo dare conto, dice, a questi compagni, se loro, dice, vogliono la droga o vogliono entrare a spacciare della droga, se la comprano da me, io ce la vendo a loro, dice, i miei fatti, gentilmente, dice, ti prego, che tu devi parlare con me. E questo discorso chi glielo fece, puoi ripeterlo? Direttamente Campanella a me, è stato come un rimprovero, come un richiamo che mi ha fatto, perché avevo fatto una cosa giusta, essendo giustamente che questi qua fanno parte del suo gruppo, pensavo che erano tutti messi d'accordo attraverso questa droga. Invece Campanella mi richiama e mi dice: senti, i miei fatti te la devi vedere con me, tu quando parli di droga, perché io devo dare conto? Lei ha mai conosciuto un certo zio Andrea? Sì, l'ho conosciuto. Ci può dire in che occasione? Ci può dire in che occasioni l'ha conosciuto? Ma di questo zio Andrea l'ho conosciuto nell'occasione che questo ci portava Masi, fratelli, Santeri,
di rapini, poi si comprava delle mesce rubate. L'ho conosciuto in questa occasione a Baretandemi di Masca Lucia. In che anno, signor Gran Cagnolo? Non mi ricordo, ma l'esattezza è stato 84-85 in questi anni. Può dare una descrizione della persona a cui fa riferimento? È un personaggio magro, molto anziano di età, cugino di Mangiano. Lui mi diceva che era suo cugino Mangiano, e anzi dice, ogni tanto ci vado a trovarlo nei locali dove lui è latitante, nei posti dove mio cugino è latitante. Lei sa se era inserito in organizzazioni malavitose? Non lo so, perché poi ci sono stati gli ultimi anni che questo praticava sulla zona, diciamo, di Giare Riposto. E praticava chi? Cioè lui se la faceva in quelle zone là, di Giare Riposto. E sa con chi se la faceva? Ma una volta ho sentito dire se faceva un certo Mario Donna Bene, diciamo, nel gruppo di questo Nuccio Citano, se la faceva in queste zone là, ma di altre cose non c'è cosa indicarci. Ricorda in che anno ha visto l'ultima volta lo zio Andrea? In che anno l'ho visto? Mi sembra nel 90 che l'ho visto, 90 prima 91. E può indicare l'occasione? Di un'occasione? Cioè in questo anno 90-91. Sì, un giorno mi chiama Campanella dicendo che gente del Riposto, o Giare Riposto, Macchia di Giare, gli avevano fatto una truffa a un suocero di un poliziotto, non so se era un ispettore, un soprintendente, non lo so, che questo vendeva cose di mare, la rete per prendere i pesci a Ognina, questo aveva un deposito. Questo poliziotto si chiama Torisi, abitava pure a Ognina, mi ha detto, dice, siccome è della squadra antidroga, dice a noi, dice, ci potrebbe essere utile. Cortesemente, dice, e mi ha indicato dei personaggi attraverso Macchia di Giare o Giare per recavare questi soldi. Allora, giustamente io, conoscendo Pippo Schiavo di Giare, che ci ha venduto della droga pure, che si aveva avvicinato nel gruppo di Pufferenti, che stava formulando un gruppo là a Giare Riposto, ci ha detto un certo Celeste, mi sembra, che questo poi l'hanno trovato ammazzato insieme a lui e un altro a Beppasso. Ci ha detto, mi devo parlare con questo Celeste perché ha fatto, diciamo, la truffa, è interessato alla truffa di questa cosa che ci interessa a Campanella. L'incontro con questo, mi sembra che si chiamava Celeste, dicendo, senta, lei ha fatto una truffa così così. Dice, ma sì, ma prima di lei qua ci sono arrivati anche dei poliziotti che volevano questi soldi e qua là. Lasciamo vedere, ci ho detto, i poliziotti, lei deve parlare con me. Basta, alla fine si è saputo che questa storia, c'era qua in foto, diciamo, questo zio Andrea, di questa truffa dei soldi, di queste cose di mare che si avevano comprato. E allora mi ci incontro con questo Andrea qua là. E allora ci ho detto, guarda, mi uso la cortesia di Andrea, questo discorso se lo chiarisce, perché direttamente a me mi aveva incaricato Campanella, se lo chiarisce con Campanella, se ci dovete dare i soldi, ci date i soldi e se l'avete Campanella. Ho lasciato questa cosa e l'ho fatto incontrare a loro due, perché giustamente era il cugino di Mangia. E ho conosciuto anche Andrea e zio Andrea in questo discorso. Lei sa il cognome della persona che si chiama zio Andrea? No. Lei ha mai sentito parlare del club Le Muse? Il club? Le Muse. Ma questo che non ho sentito parlare, mi sto ricordando. Lei sa se l'organizzazione del Santa Paola o l'organizzazione del Pulvirenti avesse interesse in case da gioco? Sì. C'era una bisca che l'aveva fatto Claudio Santeri. Dove? A Catania. E dove? Questa sempre diciamo dove c'è l'entrata della sede del Tribunale di Catania, salendo questa strada, che io non ci sono andato mai. Ma prima di avere questa, l'avevo comprata un'altra alle spalle sempre del Corso Italia. E allora dici, tu della tua quota mi devi dare 4 milioni. 4 milioni ce l'ha messo il gruppo, diciamo, di Marcello D'Agata, 4 milioni che Piero Puglisi era detenuto
e giustamente l'abbiamo fatto fuori, però era socio nella Bisca. E, insomma, abbiamo fatto 4-5 quote per comprare questa Bisca. L'abbiamo comprato. Chiedo noi. Scusa, non ho capito, lei ha messo una quota, signor Carancagnolo? Sì, sì, 4 milioni ci ho messo, ci ho dato 4 milioni io, Claudio Sambere. Sì, prego, continui. Allora, ha comprato questa Bisca Claudio Sampere, però ci ha lavorato poco in questa Bisca e l'ha spostata, che ha fatto questa Bisca nuova, diciamo, della strada dove c'è la sede del Tribunale di Catania, che non mi ricordo la via com'è, ma io non ci sono andato mai in questa Bisca, mai. Però durante l'anno, quando poi si giocava a scemi, mettiamo in mese di novembre e dicembre, questi soldi non è che venivano divisi per quei 4-5 che avevamo comprato la Bisca, però venivano divisi per tutti, ci portava la quota a Santa Paola, ci portava una quota a Pufferenti, dividevano per 10 o 12 persone. Perciò ogni anno a me Claudio Samperi mi dava di che 7 milioni, 20 milioni, no? L'ultimamente quando era detenuto alla fine mi ha dato 11 milioni di questa Bisca. Perché dividevano, dici, abbiamo diviso quest'anno per 17, quest'anno abbiamo diviso per 16, però la Bisca che l'avevamo comprato noi. Lei, signor Carancagnolo, ha mai conosciuto un certo Cannizzaro Rosario? Cannizzaro? Rosario. Io conosco, guardi, un certo Nuccio Cannizzaro, che sarebbe che è un parente di loro, di Santa Paola, di Colano, che è uomo d'onore pure, che questo abitava a San Giovanni Calemmo. Signor Carancagnolo, lei conosce un certo Caruso Antonino? Come? Caruso Antonino. Caruso Antonino? Guardi, di questi Carusi ne conosco uno che faceva parte, diciamo, prima Giano Totesco, sarebbe Cambria, poi quando l'hanno arrestato l'hanno passato nel gruppo di Martellina. Giuseppe sarebbe Squillaci, Giuseppe. E questo Caruso sa come si chiama di nome? No, lo chiamavo, se è quello che dico io, di un altro modo. Come ha detto lei il nome? No. Dica lei quello che ricorda, che conosce come Caruso, come nome, se lo ricorda. Non mi sto ricordando il nome, questo era mutato insieme con Antonino Perabitti. Per il fatto delle estorsioni che facevano, quello che dico io. Perabit come si chiama esattamente? Perabit di cognome? Sì. Non me lo ricordo. Ma poi conosco un altro Caruso che fa parte, diciamo, nel gruppo di San Giovanni la Punta, di Camillo di San Giovanni la Punta, Carmelo Caruso, mi sembra. Lei conosce un certo Testarossa? Sì. E chi è questo Testarossa? Questo Testarossa è un cugino dei Graziosi, di Salvatore Grazioso. E sa come si chiama di cognome? Mi sembra che fa Caruso, che l'ho incontrato anche penitenziario. E cosa sa di questa persona? Sa se è inserita in organizzazioni malavitose? Quando l'ho conosciuto io sapevo che era solo il cugino di Grazioso Salvatore, che poi si è inserito nell'organizzazione, questo non lo so. Lei, signor Carancagnolo, ha conosciuto un certo Eloisio... Aloisio. Paolo. Aloisio? Paolo. Paolo. Potrebbe essere che lo conosco, potrebbe essere che si parla di un'altra... Aspetta un attimo. Non mi dice niente così. Lei faceva riferimento ad altre persone che di cognome facevano Caruso. Sì. Può rindicarle esattamente? Uno, un certo Carmelo Caruso,
Carmelo. Carmelo Caruso, se non sbaglio, sì, Carmelo. E Caruso. Questa persona è inserita in organizzazioni malavitose? Sì, sì, nel gruppo di Camillo di San Giovanni La Punta. Da chi è capeggiato? Da Camillo è capeggiato, che fa parte a Poverendi Giuseppe. Il cognome del Camillo lo conosce? Camillo c'ha un nome, non so se si chiama Poverendi stesso, mi sembra. Se fa Poverendi pure anche questo Camillo. Lo conosco molto bene io, Camillo. Allora, e questo Caruso Carmelo, inserito nel gruppo del Camillo Polviventi, sa se ha un ruolo particolare all'interno del gruppo, dell'organizzazione? No, so che fa parte del gruppo dell'organizzazione, l'ho conosciuto in poche occasioni, l'ho visto anche penitenziario, che è stato imputato per una sfusione di giare, là ci avevano dato a fuoco un locale giario riposto, insieme a Giovanni Peripapera, che sempre fa parte nello stesso gruppo. Che questo abita a Nicolose. Conosce altri episodi delittuosi particolari relativi al Carmelo Caruso? No. Lei conosce altre persone che di cognome fanno Caruso e inserite in organizzazioni malavitose? Sì, conosco quest'altro Caruso, non mi sto ricordando come si chiama di nome, che faceva prima parte di Anu Todesco, che è imputato con Stonina per abbittere, per le estussioni, quando ci ha sparato allora l'ispettore, quello che hanno ammazzato, l'ispettore Lizio di Catania. Sa faceva come... parte a questo gruppo, diciamo. Poi quando l'hanno arrestato, questo gruppetto si è spostato, è stato copaggiato da Giuseppe Squillaci, detto Matteggino. Sa se lo Squillaci riveste un ruolo particolare anche all'interno dell'organizzazione della Santa Paola? Io c'è opposizione, non è imputato in questo processo il signor Squillaci. C'è un riferimento allo Squillaci. Può essere qualsiasi riferimento pubblico ministero, non è fra gli imputati. Allora noi non possiamo fare un'indagine al dibattimento su un soggetto non imputato, ritengo. Può rispondere, sì. Rispondo. Questo qua è un uomo d'onore, di Pufferente Santa Paola. È un uomo d'onore Squillaci Giuseppe. Allora lei stava dicendo del Caruso. Sì. Che si è avvicinato, inserito in questo gruppo dello Squillaci? No, è inserito nel gruppo, tutti i mesi ci mandavano i soldi, lo stipendio anche a carcere. Chi glielo mandava lo stipendio? Squillaci, si lamentava perché ci mandava poco, si lamentava perché non ci portava soldi agli avvocati, lo conosco molto bene. Lei conosce fatti particolari, delittuosi, di cui si è reso responsabile? No, questi qua, guardi, per abitti, sì, questo Caruso si occupavano solo di fare estussione, perché erano bravi a fare estussione. Lei faceva riferimento al Caruso per la vicenda dell'ispettore Lizio, se mal non ricordo. Sì. Può specificarla, signor Grancagnolo? No, io ho detto il discorso che una volta l'ispettore Lizio, durante un'estussione che stavano facendo, cioè abbia fatto un appuntamento fasullo facendo capire che ci stavano portando i soldi, hanno trovato la polizia e l'ispettore Lizio allora ci ha sparato a questi qua. Caudullo Giuseppe lo conosce? Sì. Dire se è inserito in organizzazioni malavitose? Guardi, Caudolo Giuseppe lo conosco perché mi vendeva della droga. Nell'84 così ha fatto anche una fusione di società fra Caudullo, Claudio Samperi, Santaperi, e mi andava a prendere la droga, e questa droga era in società fra me, Piero Puglisi, Piero e Giuseppe Grazioso. Ci andavamo a prendere questa droga e la vendevamo noi. Lo conosco anche Pippo Caudullo. Il Caudullo a quale organizzazione apparteneva? Il Caudullo apparteneva all'organizzazione di Pufferente. Era inserito in squadre particolari dell'organizzazione del Pulvirenti? No, si occupava sempre di stupefacenti, di queste cose qua là. Poi con Claudio Sanderi si hanno diviso, di questa società.
E poi a Santa Peria l'hanno arrestato, perché quando parlo in questo periodo Santa Peria era latitante, era latitante anche nella sua villa. Lei ha conosciuto un certo Marcello Rapisarda? Marcello? Rapisarda. Rapisarda? Sì. Guardi, io come persona questo Marcello Rapisarda non l'ho conosciuto. So che è successo una volta un episodio che Antonino Mazzaglia, il cognato di Piero Puglisi, ha mandato con questo qua un chilo di eroina. Mi con sei. Questo qua chi? Con questo Marcello Rapisarda. Ah, ma allora lo conosce come l'ha sentito dire? L'hai sentito dire? Con questo Marcello Rapisarda avevano mandato un chilo di eroina a Bari, dove c'era soggiornato Franco Morales, che avevano preso un giro di rapporto con i pugliesi attraverso questa droga. Però come questi qua portano la droga, i pugliesi la fanno analizzare, non ci risultava, perché loro ce l'avevano dato per 1-4, i pugliesi dice questa droga neanche 1-1 si può fare, quindi dice ve la potete portare indietro. Ma intermoralmente quando loro sono arrivati là è arrivata anche la polizia, diciamo in questa casa di questo dove abitava questo Franco Morales. E Franco? Franco Morales. Morales, sì. Sì, che era soggiornato a Bari. Che questo prima faceva parte, era amico di Piero Puglisi, poi sono... C'è opposizione, signor Presidente, Morales è già stato giudicato per questo fatto con sentenza già definitiva. Grazie. Quale sarebbe il motivo dell'opposizione? Perché l'imputato di reato connesso sta spiegando il fatto e parla di Morales. Cioè, noi la domanda era relata al pubblico ministero, credo che si rivolgesse ad altro soggetto. E appunto. Ma sta raccontando il fatto. Riguarda solo incidentalmente il Morales. Sì, ma dico, se poi la Presidente far focalizzare il testo... Sì, finiremmo per non capirci completamente, Avvocato Papalia. Può rispondere alla domanda? E allora hanno trovato, mettiamo, la polizia, se ne sono scappati, se ne è scappato Antonino Mazzaglia, che poi si chiama Salvatore Antonino Mazzaglia, l'altro cognato di Piero Puglisi, Alfio, che non mi ricordo il cognome, come si chiama, sono scappati per Catania. Scappando per Catania, forse uno di questi, per come allora ho sentito, perché poi a me me l'hanno arrestato, non so questa storia come è andata a finire, si parlava che in questo Marcello Rapisarda stava collaborando con la giustizia, ma se è vero o non è vero, questo non lo so, se è un collaboratore questo non lo so. Questo discorso da chi l'ha appreso, tutto questo fatto, signor Grancagnolo? Ma guardi che a me dopo 40 giorni o 30 giorni che hanno arrestato loro per questa storia, mi hanno arrestato, in là di questi 30 giorni, diciamo, che occorreva una voce, che c'era un collaboratore del metodo di questo.